come opera questo nucleo così importante di tutela del patrimonio culturale e cosa avete recuperato in questo caso di quest'oggi che appunto venite a presentare a Milano? Il comando da 50 anni, quest'anno proprio compriamo, il reparto compie 50 anni, operiamo cercando di proteggere il patrimonio culturale e recuperare le opere d'arte rubate o illecitamente esportate o trafugate nel corso di scavi clandestini, per esempio. Ecco, in questo caso abbiamo recuperato il nucleo di Monza, che è competente su tutta la Lombardia, ha recuperato un quantitativo veramente ingente di ex voto. Solo arte minore, certo, però arte importante perché è rappresentativa di quella devozione popolare che contraddistingue tante aree del nostro paese. Dal suo punto di vista certamente privilegiato, vedete che i furti di arte sacra sono stabili nei numeri, stanno aumentando, stanno diminuendo? Purtroppo da tanti anni il numero dei furti più importante, più ingente, è quello che avviene nell'ambito delle chiese e insieme a quelli dei privati. Nonostante che si stia facendo tanto, veramente tanto, per sensibilizzare, per proteggere, per aiutare anche la CEI in particolare, a volte i numeri continuano ad essere importanti. Questo perché è un patrimonio estremamente diffuso e di difficile protezione. Come avviene, non so, un recupero? Avete una segnalazione, avete un database? Magari vi arrivano delle indicazioni e voi riuscite a ricostruire l'iter dal furto fino ai colpevoli e poi restituite? Ma come in tutte le operazioni di polizia giudiziaria non c'è una ricetta, non c'è una spiegazione che valga per tutti i casi. Dipende, a volte sono gli studiosi che nel corso dei loro studi si accorgono di alcune anomalie, di qualche mancanza, in qualche pubblicazione specializzata viene pubblicata qualche immagine di opere e allora qui noi cominciamo da questi casi. A volte invece sono indagini proprio di iniziativa. Lei ha citato la banca dati. La banca dati è veramente ciò che ci aiuta enormemente ed è uno strumento essenziale per il recupero. Raccoglie moltissimi dati, è la più corposa assolutamente nel mondo, che raccoglie dati di opere che non ci sono più, opere da ricercare.